Ci troviamo a Montevarchi, in via Ferrari, nell'area di servizio IP di Michele Pecora. Michele Pecora che purtroppo negli ultimi anni, possiamo dire negli ultimi decenni, è stato letteralmente preso di mira dai malviventi. Con tanti furti, addirittura nel mese di ottobre hai purtroppo subito altri colpi. Sì, diciamo, stiamo toccando un po' il fondo, perché io sinceramente in 31 anni di attività siamo al 36esimo, credo che si sta andando oltre ogni limite, però il mio rammarico più forte è quello che tutte le volte che succede un fatto del genere io ho sollecitato tutte le istituzioni locali e quant'altro. Oggi devo dire purtroppo che la questione, il problema è molto forte e di conseguenza molte chiacchiere, pochi fatti. Ti senti solo, insomma? Ma no, mi sento solo, in parole mi sento contornato da tante persone, però poi sostanzialmente vedo che la situazione non cambia. E cosa chiedi? Ma cosa chiedo? Io chiedo, che devo chiedere? Devo dire francamente che ho sempre chiesto che il problema venga preso in considerazione, ma veramente in considerazione, da parte di tutti, dagli enti locali, dalle forze dell'ordine che si danno un grande affare. Però secondo me il problema più grosso è quello che, ammettendo che riusciamo a prendere il malvivente che fa queste cose, cosa succede? Di fatto vediamo, io personalmente, ma forse tanti siamo a vedere questo, presi un monte di lavoro a monte, vengono messi dentro, se ci sono i presupposti per metterlo dentro, 3 giorni sono fuori. Questo però non è un problema magari locale, no, è un problema nazionale. È nazionale, ecco perché dico oggi forse sarebbe il caso che le istituzioni facessero un'interrogazione o una proposta ai nostri governanti seria. Perché succede qui in Toscana, ma succede anche da altre parti, perché è sotto l'occhio di tutti, leggiamo tutti i giorni quello che accade al privato, al pubblico, all'esercente. Chiaramente Pecora forse è uno dei limiti, ma ce ne siamo in tanti, quindi evidentemente il problema è grosso. Senti, a ottobre cosa è successo? Ma cosa è successo? Praticamente in una settimana, due volte. Cosa hanno fatto? Ma che cosa è la prima volta? Diciamo, eravamo in un momento, diciamo, relativamente tranquillo, però poi cosa è successo? Che sono entrati e hanno fatto razzia di tabacchi e gratta e vinci. Danno anche questa volta, si aggira intorno ai 15-16 mila euro. A distanza di una settimana, un'altra volta io ho preso un altro rimedio e ci sono rimasti male, perché ho messo all'interno di un locale già protetto telecamere e quant'altro, ho dovuto mettere una saracinesca per, come dire, allungare i tempi di intervento, perché di questo si tratta. È gente che in un minuto e mezzo entra e fa quello che deve fare e se ne va. Quindi non lo so cosa devo fare. Se a lavorare dobbiamo essere in galera, allora forse è il caso di cominciare a pensare di smettere, ma io non voglio smettere. Per cui, ma poi il problema qual è anche legato a questa situazione? Che Pecora ha delle assicurazioni, aveva delle assicurazioni per coprire un po' queste cose. Ora nemmeno le assicurazioni mi accettano più, perché chiaramente prima me l'hanno rincarata una volta, due, tre, poi dice Pecora noi non riusciamo più a sostenerti. Quindi diciamo, fra virgolette, in gergo come si dice, becco e bastonato. Cioè la gente la mattina si deve levare con voglia di lavorare, però deve essere anche un pochino tutelato. Ma è possibile che nessuno si accorge di questo? Ma è mai possibile, mi domando io, nel 2016? Cioè, cosa dovrei fare? Io vorrei una risposta concreta a qualcuno.